Dopo un mese di autogestione alla facoltà di architettura, dove studenti e professori progressisti hanno cominciato a sperimentare una didattica alternativa, non me lo dire volo, fa irruzione nella non volare, se no premier ti gli occhi una schioppettata, tu sai con cretino, Savone, a voi dite che dico più, no? E te, come artista picca, non la quintigina come tuo cavallo, devi sforzare il gioco, no? E allora strisce, cuscia a schierasso e quasi tutte quell'altra, viene la santa corriere della sera. Arriva Carmine, allora qua finite voi altri, è un'ora che siete a fare una casara che ne finisce più, e in fondo cosa è la posta? Un quartino di vino e quattro. Ma se t'avesse del bimbom, la cambierebbe anche la posta, sì. Mira che il mio primieri lo va a pigliare a Montepulciano. A Montepulciano? A ti crede che mi viene la grattarola? Quella è la porta, sull'alzate la posta. Salve gente! Annibale, tu sei un intenditore, ma vedi il mio vino? Oh Pietrina, te lo sa che mi ha vecchio il canfin? Ma quando avevo il tuo vino Pietrina, da bruciangolo che mi vede la mia moglie, a me usa per accendere il canfin, mi butta! E da... Che mi ha fatto in che te? È il mio figliolo! E come si chiama? Annibale! Annibale! Sì, bisogna mantenere la tradizione, te sa che te vedi, oh Pietrina! E qui dai, faccio vedere dove c'è l'ufficio. Uscì, e dovrebbe quasi essere, quella che ha detto. E allora l'hai vista qui. Andare alla ricetta. Quindi dalla posta, loro ci dicono il nome e te ti dà la posta. Vedete, pari, cordoni, e te 2000, cordoni e ti dà la posta. Va bene? Intanto faccio una partitina con i miei amici qui. Va bene? Tu ho qualcosa per colazione? Tu me lo pigli un pinguino. Cos'è? Tu me lo pigli un pinguino. Abbiamo già la cabina dei gatti, abbiamo già biglietti. E già un gelato, Annibale! Era biglietto, portami un rosso cambio a Pietrina. Visto che è arrivato Annibale, ma se possiamo fare una bella bugiata, è cinque. Quando la fa una bella bugiata? Ciao Annibale! E dai la donna, dai! Oh, ciao Carlotta! Come va? Hai apposta! Ma pensi proprio di sì, va in ufficio che è il mio figliolo. Annibale, senti la mia amica Carlotta! Oh Pietrina, porta un bel gettolo alla Carlotta, offro io! Grazie! Grazie Annibale! Prego, cara! E dai, metti la donna, no? Prima, sì, devi fare il gioco! Cosa sei stai vicino a te? Cosci a cercare insieme? Perché? Cosa ha perso? Ah, non ho perso niente, a cercare la posta! Ah, una cara cercata, non c'è tutta qui! Tu mi pare un po' duro di comprendogno, ma da grande cosa tu vorrebbe fare? Ecco, a te pare, tutti vogliono fare i cantanti, i cacciatori, gli astronauti, e lui può fare il pustin! E vabbè, mo, a faccia l'astronauta! Pustin! Cuscini raccomandate tu le consegne ai tuoi razzi! E ganzo! Pora donna! Quella che ti sposerà! Annibale, tu l'hai consegnata la posta! Sì, va! Eccomi qua, come tutti di preciso come il crescentin quando il magnari te fa gaon, anche staman ho aperto l'ufficio. Chi assomma? Un mente riconosciuto. Ma sono un po' gambiatero. E allora vel di che mi? Ah, son quel fantetto di prima, Annibale, figliolo di Annibale il Pustin. Ma un ve la ricordate? E come me pare disse a quei tempi? Nel 68. Anche a me ho continuato la tradizione degli Annibali facendo il Pustin. Noi altri Annibali, la posta da gane interessante, da generazione a generazione. La nostra famiglia almeno un Annibale è sempre stato e naturalmente Pustin. La tradizione cominciò con un nostro oro, Annibale primo. Siccome gli era molto forte alle carte, gli fu soprannominato re di Cartagine. Luperò la posta e la consegnò con gli elefanti ed è qui è nata la nomea che le posta le lente. Naturalmente anche a me come il meavo ma son forte alle carte. Va visto, è buono. Ha capito, va visto, da tirare tre punti.
Ecco una mezzornata atipica. A cui addenghe meglio gli è questo, no? Quel che fu di me fa dalla vitrina, e mo purtroppo la vitrina non è più, come non è neanche mi fa, però la tradizione alla porta avanti la sua figliola. Oh vitrina, intanto che aspetta che vengano a pigliare la bosta, verseme in bianchetto. Oh Annibale, mi pare che t'amante non ha già avuto assà. Oh, ma dopo ti la fa finire il giro. Se buona, ma mi sa che mi ritiro prima delle montagne come i cipollini. Andrea, scusa, a te dispiace sta faccia per me che devi passare la bosta. Ma la missa è già. Oh, d'orso, ma la benzina, me la dà Annibale. Eccola qui la tua bosta, Walter. Eccola qui, mirla. A te pare che non arrivasse qualcosa, Tommaso a servizi? Certo, è la spazzatura. La spazzatura? Ah, le puzze mia. Comunque, mo ve lascio perché deve passare lì la farmacia. Ma tu l'hai detto mo che tu devi passare dalla posta? Ma prima di passare dalla posta a pigliare la pensione, deve passare dalla farmacia a pigliare un antidepressivo. Ciao, salute. Ciao, Pietrina, ciao. Ciao, ciao, Walter. Passa il signore qui. Te l'avevi detto che era la spazzatura. Sì, gli ha lasciato una guscia alle banane, che cascasse il nico. Eccolo lì.
T'ha fatto cinquina, dai. Come si debba dire? E come si debba dire? Mire, ti ha la luce, il gas, l'acqua, il telefono e la spazzatura. Tu le vuoi uscire o ti faccio un cofanetto regalo? Assassino! Non mi accostarti, voglio mettere su. Olore, tirte pur giù perché qui dentro il tuo conto gli è diventato rosso. Ma non lo sa che mestiere che faccio. Tu fai il saldatore, allora? E allora tu vedrai che prima o dopo il conto lo saldano. Ho capito, anche stavolta t'ha girato la frittata. Dammi, ma Anine è la posta per me. Scusa Andrea, ma questo te sei fidanzato per corrispondenza? È una settimana che tu vieni qui a cercare posta, qui com'è? Fidanzarmi? Mia mamma mi dice che prima di fidanzarmi mi deve trovare una casa e poi mi deve trovare un lavoro. E poi mi deve trovare il mobilio e poi... E tu diventi vecchio, allora è meglio che tu pensi a divertirti finché tu vuoi. Oh, ma dire che me... mi diverte un bel po'. Sì, a giocare al biliardino. Allora, Onnibale, se a mia posta per me, passi domani. Passi domani. Ciao, Caterina. La spazzatura l'hai anche a modo a levare. Salutate, dite, è ora che la cacca. Segne. Ciao, Onnibale. Sal, segnasse la mastese quanta segne me, ma sarebbe in gianzeria. Oh, Annibale, ti è cascata una lettera! Oh, santa Madonna! E di chi è questa qui? Porca malta! Questa qui è d'Andrea! E la porti immediatamente! E quella lettera lì? Questa qui è di una signora, e va a spiegare il sistema! Va ben via! A te saluto Annibale! Ciao! Ma vado a girare lo suo capisso! Mi scusi, ma come mai questo qui è il parco dei ciliegi? E delle ciliegie non è neanche la buzza. Ha mangiato gli uccelli. Ma di che me? Devono essere stati uccelli capaci a mangiare anche le piante. Anche Piazza Vecchia e Marina la chiamano Dogana. Ma lì per andare al mare. Gli ha mai chiesto il passaporto. A proposito, cosa pigliate? Per quando mio marito piglia la pensione, un bello spavento a pigliare. Oh, ma il barista chi si pensa di pigliare per il culo? Sì, non lo sa. Io non lo so che con gli altri si attacca male. Però Walter, sta a sentire. Avrei fatto bene dopo 40 anni a venire a stare a massa. E certo che abbia fatto bene. Per noi aga soffrire romantici, bagni di Luca, l'aria è troppo umida. T'ha visto come l'è cambiata massa? Piazza dei Culi, anzi chiama più Cusci. Ma Piazza dei Deredani, via del porco, via del maiale. Che poi, via del porco, alle bella pulita. E un po' più na, alle via dei giardini. E alle piena di cagate del gang. E poi Romo, invece, io lo chiamene povero uomo. Allora gana al magro e lo chiamene dietro. Oh. Ma che discorso è un bravo che tu fa? E sta bravo... O Walter, che dopo a te sei sì, alzi. Cosa sei alzi? E la pressione, costruo che a te sei alzi. Ecco. A te, ma a proposito, ma per pigliare la bastica, a quanta deve essere la pressione? Sì, 1,8 davanti e 1,8 di dretto. Ma preso per una bandina tu mi hai preso? No, a tu preso per un tegano. La bastica non è per la pressione, ma per la circolazione. E io andavo a ma la motorizzazione pigliela. Va cagare. Chissà così viene a fare i nostri fanti. I tendi a diviare in cagli, viene in camo passerotti senza le piume. Sì, sempre passerotti senza piume. La tuo figlio ormai è più del primo bene. E i passerotti, li sale come spiumai. E invece Filippa, là, ad accade chi svolazza intanto. I passerotti li trovo a capelate li trovo. Ma dovevo capire che il tuo figliolo ne è un diverso. No, è così andato a fare in mezzo a Chioreccione là con la scuola a Firenze. Come tu sei un offensivo e ignorante. Gli è andato per diventare un famoso stilista. E poi tu lo sai dopo le modelle che sei sciocche. Sì. Mia come te, che sante piglia me tutto, dove andare a fare il frato in sul convento. Brutto. Ciao. Oh, Fedora, ciao. Come va?
buongiorno Annibale, insomma. Ma scusi un attimo, com'è che trovo sempre a strosciare lei? Perché stamattina sono venuta tardi perché mio bambino ha la febbre. Ah sì? E dimmi una cosa, ma il pediatra non l'ha chiamato? E con che cosa lo chiamo il pediatra? Scusa, fai segnali da fumo, è col telefono. Annibale, no? Che struscio, ma di soldi sono sempre a struscio. E i soldi per le medicine chi me li dà? Con che cosa le pago io le medicine, eh? Meglio il cugnato, quel del forno, quel che vende il pane a Canoara, gli cerca una persona col fiorino per portare il pane di montagna a Marina. Te di là la patente. Certo che ce l'ho la patente, ma non ho il fiorino. Dio, di fiorini, sa quanti ne hai? Non campo pieno. Oh, scusi. A voler dire, a 3 o 4 fiorini. A proposito di profumo e di fiorini, guarda, se mi mette a lavorare, glielo struscio tutti i giorni il fiorino. Devo portare il pane? Me lo domandi? Certo che lo voglio portare il pane, almeno quello non mi mancherà di sicuro, ma mi assicura anche. È sicuro che t'assicure. Mi sente, il mio cugnato avrà tutti i difetti, ma lì quando dice una cosa, quella l'è sicura. Meno male, almeno la smetto di lavorare in nero. Sta a sentire, te dico un'altra cosa, il mio cugnato, le sue commesse, le veste tutte in giallo. E te dico un'altra cosa, si intassume e blocca la posta. Grazie Annibale, sei un tesoro. Ma a proposito, che cosa ci fai con quelle lettere in mano? È chiuso l'ufficio? E perché? Assume in ferie, dove vede? Certo che sei un bel tipo, lavori quando sei in ferie e sei in ferie quando lavori. Ma perché? Senta, devo andare a consegnare queste lettere ad Andrea. E ti dico un'altra cosa, è una cosa molto importante, perché è tanto che l'aspetto. E chi le manda? E mi sento per la legge sulla paralisi, né le lettere né le mire mai. Vabbè, guarda, comunque Andrea deve essere sopra, perché poco fa si sentiva la musica con i cugini di campagna a tutto spiano. Sta a sentire, mo fa mandare perché a deve consegnare personalmente questa lettera. Annibale, non me la racconti giusta. Non è che devi andare a fare il cascamorto con la nuova inquilina, eh? E poi stai attento perché altrimenti tua moglie ti saccagna di botte. Sì, vabbè, offre ora a me, sa cosa ti dica anche. A proposito, Fedora, senti, se permetti, senza offesa, eh? No, non li posso accettare. Ma senti, per il bambino, per le medicine, guarda, eh? E poi me le ridarai quando lavori per mio cognato, va bene? Va bene, grazie. Grazie, Annibale. Sei un tesoro. Però se ti fa cucina, mi scioglie come un ghiacciolo, eh? A proposito, quel disgraziato del tuo marito. Gli hanno dato 2 anni. Ah sì? Di integrazione? No, di galera. Coraggio, eh? Ma che cosa è successo? Tu mi riguarda, dove mette proprio da drete il mocio? Mi riguarda. Annibale, ti è andata bene che non ci ho messo la candeggina? Sì, che culo, no? Ondalomisa l'ha ricevuta dalla caldaia. Già che il tecnico tu me l'ha consigliato te, no? Buon che quello. Che poi mi dice che per farla funzionare andavo via Gal. Me ho preso a destra, a sinistra. Alla fine ho preso via Balestro. Speriamo che funzioni lo stesso. E mo Gaglie. Ma non aspetta nessuno. Ti senti Annibale? No, Gaglie. Ti ho portato una lettera, una raccomandata. Ma la posta, anzi venga a pigliare al bar. Sì, ma mo sono in ferie. Insomma, tu la vuoi o no questa lettera? Vieni. Ecco, ok. Annibale, trovo un bicchiere di vino. Senz'altro. Oh, scusa. Scusa il fischio, eh. Vabbè, via, prova a capire adesso. Vabbè. Ma mi avete detto che c'era il vino. A Teo Colombo. A te dispiace mia, lo sa scambia due chiacchiere col mio amico Bustin. Come tu lavoro, se? Sì, anche fumé. Verde petrolio, a me mi è tutto qui. Porta pure tutto, va. Anzi, sa cosa ti dico, Colombo? A te gira così, tu senti quel caricante, ha capito? Sta bravo! Sicuramente! Ma ti resti l'Alberto oggi, deve lasciare che cane! Ecco qua! Oh, ecco qua! Allora, la lettera l'è arrivata, eh? Che po'! Assume a dire dunque. Con tutte queste leggi qui, con della pa 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 pa, che
della Baresi. Ma che Baresi? Si dice Baresi. No, la Baresi, la Baresi, proprio la Baresi, quella legge che a te dice che tu ne devi andare a picciarti dei pecchi di altri. Allora tu sei proprio un rimbambino. Quella lì a se dice la legge sulla paralisi. Ah, paralisi. Tu mi hai portato la lettera raccomandata. E allora, lettera raccomandata, hai entrato la raccomandazione. Allora? E siccome che mio zio gli è sacrestano in chiesa. Cioè, tu vuoi che faccia il sacrestano allo stadio? È andato a raccomandarsi per me dal preto. E quale preto? Gli sarà raccomandato con l'arcivescovo che mi trovasse un posto di lavoro. Però mi raccomando, non lo dire a nessuno di questa cosa qui, mi raccomando. Va bene, però la lettera dove la dire? Ero già mirata. E tu sai già cosa dici? L'ho mirata, non l'ho mia letta. La mira. E il posto di lavoro è per altro altro. Ma sì? Però gli è lontano. E ove? A Forte dei Marmi alle poste. Alle poste? Come me? Però il posto gli è piccinino. E come piccinino? E io ho scritto qui. Postino. Padre, ma questo malato è il veleno da bere. Oddio, mi sono sbagliato io da tragito. Amico l'acqua, amico l'acqua. Oddio, così che è quel coso lì? Ehi, il mio amico Colombo. Ma questo si è fumato il cervello? Sì, e da quel poco ho smesso di fumare. Siccome che sono solo più di solo del deserto, i miei amici del lavaggio lì dello stradolto, la porta il motorino a lavare. Un dì gli hanno pensato vendere per starmi in Colombo, così almeno ha scambiato discorsi con lui. Ma perché? Parla anche lui? Altro che si parla! È solo che moglie ha le bile scariche. Oddio mio, Andrea, ma quando ti va a Forte dei Marmi, eh? Quando ti va a Forte dei Marmi, cerca di conoscere qualche fantotta. Però, mire che ne vadano a pila, perché altrimenti dopo te si scaricano, da capito? A proposito, quando ti devi andare là? È scritto qui. La signoria Vai si deve presentare da PV, e gli ha messo le iniziali per il discorso della legge sulla paralisi, sicuro, perché... Ma tu sei proprio cretino, PV vuol dire prossimo 21, 20, ma e che è domani? Domani? Allora devi andare a vedere l'orario dei treni e devi preparare anche la valigia, E il treno? Ma cosa vaga a te a Forte dei Marmi? Scusi, la valigia. E la valigia vaga a dormire là, così domattina, hanno presente vero fresco. Allora, ancora il pigiama. Gli asciugaman, ma sarà meglio che porti in me, perché come al DJ la mia buona mamma, gli è più sicuri. E la mamma dice anche... Avrai bisogno di andare alla lavagna. Il tempo è stato Oh, ma è qualcosa che non puoi fare. E con tutti i posti a Forte dei Marmi, frantese con lo schifoso da libro. Gli hai tre i piedi di un lancio. Date una cavolo, date una Ma con quanti manichi tu parli te? Alzare meglio cause gli asciugamani dell'albergo. Ma dica come tu cammina, pare che ti abbia il fuoco al culo. Sbrigati piuttosto te che tu mi baro una lofa. Dire che se tu vuoi fare funzionare la circolazione, tu devi camminare più svelto, sì, forza. Sì, no, sono estracco. Sei estracco, ma se tu ne cammini, le gambe dopo... Guardate fatti noi altri che qui a niente altro che campi. E te invece miremo che belle casettine che chiamo. A di che me chiamiamo le casettine? Gli diamo l'ingresso come il nostro mezzo appartamento. E quell'altro mezzo? Gli diamo come l'uscita. Ma che poi sentevi che pace, che tranquillità. Mia come dove stacca noi altri che a niente altro che casino lì in centro con tutte quelle macchine.
E posta così diamo così hanno fatto per la circolazione. Così fanno quasi tutti. Piglia le pasticche come me. No, sta zitto. Gli hanno inventato i girodondi. Ma sta zitta, i girodondi li ha inventati Nanni Moretti, li ha inventati. No. Gli hanno già inventato i girodondi che si girano intorno. Che poi a me viene pensato. Se a forza di girare intorno al guidadoro e un giramento di destra e piste contro una pianta. Così fa. Così fa. E pensa che passa a servizi a sistemarlo. E pensa. Che così dievo? Quella roba di massa. Allora è un'altra invenzione che ha fatto Lorini. Sì. Perché il sumo in comune il laure ne è troppo. Il sudore, no? Allora il sudore va a finire tutto sul pavimento. Certo. E tu mi insegni che il sudore è corrosivo. Allora ogni 2 anni devono cambiare il pavimento. Sì. Allora mi si è fatto, mentre massa servizi là la gara fuori. Là i sfruttene e l'aria condizionata della gara fuori. E quindi il problema del sudore non si pone. No? No, ha capito? Massa servizi. Ecco. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu entri lì dentro, e te fa un servizio, che dopo altro che le pasticche per la circolazione, attivo la pomata per le emorroidi. Oddio, non me ne parlare. Mamma che bruciore. Oh, sì. A te. Cos'è? Ma lui gli aveva paura che la fregasse. Secondo me sarà una 30 anni che gli ha perso il lucchetto, lui. Ma. E meglio è morto. Oddio, cosa mi succede? Sta a vedere che gli è stato. La gente che ho avuto da quel tanacca di Andrea. Gli aveva una puntina di spunto. E mamma gira la testa. Oh, mamma. A consegni questa lettera e poi, ma che subito a casa mi mette in mente. Oh, è il pensiero che va caduto però. E mi faccio stare meglio. Quella lì deve essere la porta. Sì. Qua sopra. Oh, che voglia io rompere i corbelli! A me sai che l'ho il forno! No, mi è staccato! Chi è? Assume il bustin! E allora perché gli ha suonato una volta sola? E cosa il vostro signore che faccia il concerto? Chi ne faccia tanto lo spiritoso? Il nostro che bustin che suona sempre 2 volte! Quindi, e dispiacerebbe a suonare un'altra volta? Sì, ma la seconda sonata come la vuoi? La vuoi più lunga? Al basta il colpetto solo! Vabbè, allora è meglio così, mi dà la vaga da furia. Così va bene, così. Ma come sole venga! Oddio, signora, dice sempre anche la mia moglie che sole venga. Ma che strumento di sole? Il campanello da camera. Oh, signora, mi vuoi aprire o no? Ma non si cago mi fa presto, Lu, che mi faccio il pane della mia dieta. E cosa sono un cane? Insomma, ma un nome l'avrà, no? Ed è certo, a me chiama Annibale. Annibale? Oh, gli è proprio il nome da bustin. Mi ricordi quando ero infantetta, hai un bustin che si chiama Annibale. Oddio, mi compra sempre il ghiacciolo. E mozzica, gli è me ba... Ma allora che tu sei quel bimbini che la mattina gli vedete la posta? Ma che benzi! Ma te allora tu sei quella bimbina che tu mangia il giacchiolo? Oh, quanto tempo che l'hai passato! Ma lo so che tu sei, come tu mi piacea! Ma a me, mo, è passato tanto tempo, te lo posso anche dire. A me l'hai presa una gota per te. Oh dai, mi attenderò di più. Tu mi piaci anche cruda a te. Certo che anche a te tu ti chiami Annibale come tuo papà. E tu porta la posta come lui. E hai anche un nipote che si chiama Annibale come me. E studia da bustin. Però sono disperato solo. Perché mi consumo un mucchio di birre. Perché lui studia la posta elettronica. Oh, ma a me vuoi aprire mo, sì o no? Mozzica, tu fa presto te! Ma a me da sta manca, io un sentoro che mi arriva delle brutte notizie. E come tu fa a essere così sicura? A me sono fatta le carte. Come? A Zugo, le carte al padre le chiama. Te riceverai una lettera da un cavaliere. Tira il cavallo. No, meglio il motorino. Questi ti ha di fare. Dunque, riceverai una lettera da cavaliere in divisa.
Piuttosto, te di là la divisa Agostina, è vero? No, perché stamana sono in ferie, ma lavoro lo stesso. Quindi tu sei vestito normale? No, un po' bosceveto, almeno si facciano 3 o 4 risate. Porca miseria, ma tu ne puoi andare a cambiare te in divisa? Eh no, perché la mia moglie me la lava, da avere tutta un padellata di sugo, no? E come faccio a pigliare la lettera? E il cavallo non era, la divisa neanche. A faccia così, te tu me la leggi, me la senti, se mi piace a biglie, se mi piace è lo stesso, tanto non mi ha letto a me. Quante mozzate, signora, mo mi metto a leggere anche la lettera, almeno tu passa a fare anche una darvi. E allora, se tu fai il bravo e tu mi fai questo piacere, me la ti la dai. Ah sì? Oddio, allora cambia tutto. A Natale a te dà che l'avrai la festa del panettone. Il panettone no, il panettone mi fa venire i brogni. Allora te la dai 5 euro? No, no. 10? No, no, no. 10? No, no. 50? No. 100? No, aggiudicato. Viglia cagareata, mi ha dato tutti i spiccimi. Oh Filippo, tu senti? Sì, sì. Come tu sta? Ah. Ma quando tu vieni a trovarsi? Hai muoio pitti uomo a Firenze. Cosa è a Firenze? I vestiti pitti da uomo. Se, Dio mio, non è più religione. O Tash, veste da se qualche faraone invece che vestiti pitti da uomo. Niente, dietro babbo volarmente un orecchio. Piuttosto, dimmi qualcosa di te. Bravo, bravo. E ti ha scritto un libro sulla moda. Ah, ti sapevo un po'. Adiche me, adiche. E poi, io lo pubblichi neanche. Ho capito che c'è da fare, ma stammi a sentire una cosa. Non te cavare mai la fanella di sotto. Ma neanche quella di sopra. Sì, se cavi le mutande. Stammi a sentire, non so a trovare. Domenica. O da cosa te fa la mamma da mangiare? Va bene, Ota. Ciao. Sì, a te lo salute, tuo papà. A te lo salute. Così fai, ben domenica. Sì, già detto che se venga a trovare. Allora così vuoi da mangiare. E il pitto. E allora si tocca vestirlo. È a festa. E poi le metti anche la camicia e ne avete anche il colletto. Ma l'ha detto te, duro. Ma va a cagare. Mia cara, chi ti scrive sono io. Allora la lettera tu mi ha scritta a te. E tu mi vuoi chiedere subito, no? Ma come l'ho scritta a me? La lettera. La lettera l'ha scritta lui qui. Anzi, ma mi rianchi di anonimo. Ah, non lo conosce. Ho capito. Dunque, mia cara, chi ti scrive sono io, cioè lui. Lo so, sono un vigliacco, un pusillanime, che puzza l'anima, un codato. Un verbo, un sanguisuga, un cenderon. Veramente ne mi ha scritto così qui, Allora dici me. Anzi, vuoi cominciare una lettera così, perché chi c'ha la piangere? Su, non fa così, dai. Tu vedrai che andando avanti la lettera verrà meglio, no? Allora va avanti. Mi faccio schifo. Su, non buttarti giù. Come tu sei male, lo so, ma la fantetto delle carini. Ma allora tu sei duro, Ah, ne sogni. Ma questo atomico chi scrive? Allora continua a leggere o no? Certo, tu te vuoi già fermare? Con tutti i soldi che ha trovato, la Divina Commedia tu mi devi leggere. Ma chi me l'ha fatto fare? Ma lo sai quanto sei cara? E a son cara? Oh, è a vedere che passo con i prezzi che correnti. A me capisce. Lascia perdere. Oh, Bianca, ma quando te lo metterà un po' di giudizio? Ma in era Luigi quello giusto. Ma come che Luigi? È il 14°. Sì,
Te appunto tu lo chiamai El Mere Sole. Ma cosa fa la rivoluzione francese la tua figliola? Secondo me le lì, al vuo fa lo sbarco di Normandia con tutti gli uomini che cambia. No, l'ave con tuo pagine. Ma stiamo a sentire, ma tu non eri fidanzata con Lollo? Come che Lollo? L'ottavo fidanzato. Ah, pure chi era Lallo. Odio me, allora, mi confonde con Lillo. Ci va bene, sa cosa ti dico? Fa come te pare, ecco. Ma di che lavori la tua figliola come l'è requieta? Sì, l'è requieta. Non so bene cosa l'è la tua figliola. Ah, alla mia figliola, sì. No? Anche Filippo è il mio figliolo. Però, mo, da quando è successo te la moda, ti è diventato anche il tuo. Sì, comunque me Filippo l'ha sempre avuta la vena dello scrittore. Me l'ho sempre saputo. A lei, tu te la ricordi? Me non me la ricordi, sì. Ma te, tu lo sei mai ricordato? Mai gatte adesso una mano. Anzi, quella te la lante il muso. Ma qualche di, è le raghe Dante. Però compenso a segare la voglia di girare. Ad esempio, in giro con i fiaschi rotti. Ma cos'è tua la rotola? Niente, alla regola delle novella. Quelle cose lì te le può mirare altro che te. E poi se la mentanca a mia più cultura lì, eh. Ah, invece te, quando tu sta a dredda quella lavanda dei piccolon e in braghette, ti fa in qua a dredda la bala, quella lì è chica scienza, eh? Dopo una giornata di incazzatura a lavorare con Pie Migliorini, stasera ne voglio replicare qua, signora Carla. Perché? Deve lavorare con Pie Migliorini? Perché lo conosce? No. Ma perché questo? Ma perché ti ha fatto incazzare, Pie? Perché mi ha fatto incazzare? Perché mi ha fatto incazzare? Mi ha fatto incazzare perché mi ha fatto fare tutto di su e giù 5 piante scale. E poi ma dove? Gli rivolea i voti. Ma neanche meglio. O altri, gli anni più leggeri ha fatto e giù delle spalle. Per piacere, oh Carla, i vole furati, vole. E ti doveva metterti per cotto. Per forza, sì, dire. E il cemento non lo vuole normale, ma siccome chi c'è intorno alle grappe... Chi lo vuole la ruta? Maremma sputandata, Maremma. Ecco. Oh, Walter. Oh. Dai, oh, Walter, ha fatto così per dire. Fammi un sorrisetto, Walter. Walter, fammi un sorrisetto alla tua Carla. Comunque, da sentire il cemento, non lo volevo normale, l'ho presa rapida. e me dopo l'ho preso per il culo. Ecco, l'ho preso, sì. Perché sai che cosa io ho detto? Quando mi ha chiesto dopo l'acqua, ovvie, l'acqua dalla voce distillata con la calcina te ven senza calcare. E poi dopo finito via, l'ho preso a tafù. Ma io l'ho anche. Ma ti ha avvistato che? E certo! Perché ti ha fatto tutto il di su e giù per le scale e te ne ha usato il montacariche che ti deve dal palazzo? Oh, stai venendo un accidente o un caffè? A te, oh Carla. Oh! Ma è il pan di oggi, di quel di ieri? No, di quel di domani e non lo mangiare. Che se mangi fra un po'. Se mangi. Alla via polenta le no! No, è un po' svelta oggi. Oh, Walter, sono dovuto andare dal dottore e siccome mi è venuto tardi, ho preso quella, come si chiama, quella presa rapida. Perché dovevo murare le grappe anche a te? Ma scusa, poi perché tu sei andato dal dottore? Che si sente male? Che si sente male, Si sente male Filippo. Filippo? Sì. E così? Ho una malattia nuova. Non mi ricordo come si chiama, però non ho voglia di studiare, non ho voglia di lavorare, non sta sempre per i letti. Ma la malattia come si chiama? Fannullite. E a me deve assicurare con dei calci per il culo e di tafù. Ha capito? E ho capito, guarda se vede i risultati. Sì. A me lo vede in cammega le cuscì. E invece no, il dottore metto che tiene altro lavoro. Ma aspetta che ti vado a pigliare il foglio. Maria pensa qua, c'è come lo messo. Eccolo lì.
Il soggetto presenta delle forti sinergie non scaricate, manifestate in un precario associazionismo e ripudio delle regole. Oltre a resistenze non rimorsi. A un approfondito esame, mi scrivono i dottori, dietro questo suo nascondersi, il soggetto ce l'ha. Il soggetto ce l'ha delle spiccate attitudini artistiche. A me fumo il cielo. Ma Filippo ha tutte quelle cose. Ma di che me, in anche le più, solo che siccome il dottore vuole pagare una rate, e le risposte e me le fa le rappuntate. Ha capito? Comunque, caro Walter, ha detto tutto già. Il nostro figliolo di sale in piatti. E per sapere che Filippo gioca in piattarella, aiuta ad andare dal dottore. Senti Walter, comunque questa sua vena artistica ha ne bisogno sopprimere. Mi ha fatto un quadro che gere gusci tondola, tu di, che pare un cubo, che col fanto lì, secondo me, gli diventerà un autore di fama mondiale. Ma te l'ha detto al dottore che Filippo fame l'ha già, perché fa almeno 3 merende lontano dai pasti. Ignorante, e poi dove fa attaccare anche la moneta. Papà! Ma cosa? È la mia pagella! E tu non la con la canna alla pesca per calpuzze! Ma cosa calpuzze? È bellissima! Bellissima! Ma vuol dire non c'è male? O niente cervello! Ma ti ho fatto uno scherzo! Ma non è mia la pagella! E no, è legato! Allora tu! La mia! Chiatala! Ma me l'ha data la mamma! Ma me l'ha data! Sì, e aveva NC! Perché storia neanche, perché se fosse andata, l'aveva avuto! NF! Notte fonda! Nota fonda. Perché? Chi andava a scuola? No, non andava a scuola. Perché mi pare il tuo nonno che mi portava con lui a fare l'aiuto manuale. No, tu sei un manuale. Ecco. Chi aiuta? Ti aiuta. Oh, ma quando sei giovane? T'hai capito? Perché se la fa male prima. E poi quale? Prima al bar. Ho incontrato Santini. E suo figliolo è a scuola con te? Sì. Oh. Faceva della pagella del suo figliolo a tutti al bar. Da tanto che lei è bella al pare finta. La tua come lei? Da tanto che lei è finta al pare vera. Ecco. Che è? Ciao. Come mai col muso lì? Sono stufa. Stufa e stufa. Meno male, a manca se spengi la stufa cucia si risparmia. Mi sta che malo e casse dice solo che delle cavolate. Ah sì? Tu sta male anche a te come tuo fratello? Tu sì. Sei svogliata? No, me la sono avvogliata. Tutta somma. Come sono sfortunata. Quelli che vogliono me, in me vogliono. A me vuoi quelli che me ne vogliono. A vorrei volere che quelli che me vogliono le volei anche a me. Ma cosa posso fare se me voglio quelli che ne vogliono e che me vogliono? E quindi, amar male la voglia. Ma chi a te voglio? Stava a sentire, mangiare che Santino chi te stia addretto. Primo, al manco si rigidesse a passarmi davanti. Secondo, con Santino al massimo posso fare la comignon. E a dulcis in fondo i ghiassi gigliano. Meglio. Ma e ora? Ora cosa vuol dire? E ti assigigliano? E tu ne lo sai che ha le maniere sposare solo quelle che lei come mamma l'ha fatte. A me scordare che tua mamma ti ha fatto male. Invece te con la tua ha fatto un bel capo di lavoro. E me? Come avete fatto? Per corrispondenza. Ma Santino, ti è un po' partito. Mozzica, usce. Per quello da ragione, basta che ti dica chi sta un po' mancà e chi ne usce sempre.
Oh, va, per piacere, eh! Oh, e poi li cancello pure! A ne son più... E pura lana verde! E' un po' papitrita, Walter! Ho tata! Allora, in un giornale per donne, avevo letto che ti fanno un'operazione. Ah, l'ho vista. Cos'hai così fan? Allora, è un'operazione, no? Che te cavene un pezzettino di pelle da una chiappa e tardivente noa. No. Sì, però hai un problema in del rigetto. E quale problema è? E tu te caga addosso. Oddio, si l'ha cavato dal culo un pezzo di pela. Ecco, questi qui, tieni tu due capolavori, oltre alla polenta. Questi tieni tu e due capolavori. Lui qui, in la voglia di studiare, però gli ha una malattia nuova che gli farà vincere il premio mobile. Lei qui per farla diventare nuova bisogna la via le giappe. E te li difendi sempre. A me passare il caffè. A me cosa me ne freghi? Tra che c'è il muso e non se ne parla più. Comunque, se volete che mi spose per forza, l'avrebbe trovato un disposto a farlo. Anche usata. E allora a me... Che brava ma! A te sei... però ho fatto tutti i tagliandi. Infatti, tagli, l'era un 80, ma pare la nipote del mammolo. Ma... Guarda, vengo. Ma tu sei sicura che te vuoi sposare? Sicura, il gancio che ho comprato il terreno per farla gara. No! Sì. Ma senti, ma gli è grosso questo terreno? 800 metri. Ma i quadri? Mamma, quadri o tondi, cosa te ne freghi? Ma non va smutandola, prima che tu una sfilza dei vocali che va in precisione come al corpus domine. Come gli hai fatto questo terreno? Allora, Ighe, lungo 800 metri . E poi che è largo ma cosa ti ha comprato un marciapiede? Ma quando la vede hai anche settato zoccolate a testa a me ne manda il marciapiede. Ma mi piace la mavoletta che ha perduto la fama. Tanta cose po' anche più giovani veri. Oh Walter, ma a te pare nelle nostre vecchie scuole elementari queste qui? Sì, mi parlano proprio queste. Sì. Aspetta che a tizi se le fanno visitare. Era un po'. Oh signora maestra, chi è al comando qui? Un attimo, aspetti un attimo, devo chiamare la dirigente. Chiami il tenente, deve essere una caserma. Mozza, c'è un tenente donna. Buongiorno, siete voi che mi cercate? Sì. Come scuse, signorina. A me pare che queste qui alle nostre vecchie scuole elementari, ma non ne siamo tanto sicuri. Queste sono le vecchie scuole carmelitani scalzi. Ora i carmelitani scalzi non ci sono più. Sei decisa a mettersi le scarpe? No, ora sono le scuole salvo d'acquisto. Vi ha compreso anche l'asilo. Tutto un plesso. Cosa l'ha detto? Che qui dal solo il lesso. Oddio, innanzi che ai nostri tempi chi tiene fiasole avviati come core. Come scusa un attimo una cosa, hai in cammocco la pianta anzianello del giardino? Sì, quella non è stata toccata. Ma se potrebbe far vedere. Certo. Oddio, se la fa vedere. Bambini, buoni. Buoni, che se la fa vedere. Ma la tua figliola, tu l'ha sentita? Ma cosa ne so, guarda la sera che a me telefono. Ma lo sa, signorina, che nel mio marito, sotto quell'albero lì, si siamo scambiati i primi sorrisetti. Altri sorrisetti, a sedere il certo in pace a Triela. Oh signora, deve essere dura montare le scale fino al quinto piano, no? E quanto è il suo stato? Come faccio una siana lunga? Lei mi ha dato una fortuna, signora. Forse era meglio che saresti al primo.
invece che all'ultimo. A me intende che sono all'ultimo, nel senso che la settimana che è qui la dovrebbe partorire. Arrivederci e tanti auguri, eh! Arrivederci, signora. E allora Pasqua, con chi tu sei a parlare, boh? E con la signora qui che l'è incinta, no? Ah, ma quella che ha il marito di fare rappresentante a Sanremo? Eh sì, e dove devo che faccia rappresentante, se non a Sanremo? Ma come piacere, devo continuare a leggermi la lettera. Va bene, va bene. Cusci al manco a me leve il detto, va. Dunque, dove è Narmasi? A quante tu sei in cara. Sì, sì. E io non ho il coraggio di guardarti in faccia. Allora ti scrivo. Tu penserai che avrei anche potuto telefonarti. Mollevi le scariche e il telefonino rotto. Quindi è più disgraziato che me. E poi d'altronde noi non abbiamo mai parlato troppo. Per noi parlavano i sensi. Ma anzi urlavano. Di erme incazzati. Va avanti, che la cosa si fa interessante. Loro gridavano, ma con le loro grida soffocavano la vera voce che veniva dal cuore. E allora io questa voce l'ascoltavo? No, perché ero sordo. Pure. Ecco perché gli ha scritto. Gli è sordo e al telefono non mi sente niente. E allora sono diventato cinico, spiegato. I cani stirato con la vaporella. Ma sono sbagliato, spietato. Continui, che non so vedo di la parola del bastardo. È inutile negarlo. Ho scoperto l'amore, ma non sei tu. Oddio, 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 mi senti male. Oddio, oddio. Ah! Aspetta che finisce la lettera a sentirti male. E poi, la creatura che porti in grembo è meglio che abbia una madre come te che non un padre come me. Non cercarmi. Esco dalla tua vita. Ammozzica! Ma me sono mia cinta! Forse tu non lo sai, Camò. Tu non la ritirai delle analisi. Ma che analisi? Ma se ne so che neanche è sposata. Ma allora, la lettera? A chi la dia? Ma scusa, ma te tu ne sei Fernanda Mosciarelli? Io sono Carlotta tutta botta. Allora, a me sono sbagliato, è meglio che vaghe. Annibale, tu ne pidi niente. Veramente ho già preso un bel granchio. Sarà per quello da pigliato che 100 euro a uffa, sbaffa, scrocco. Tu lo sai però che tu ne sei cambiato niente. Ter carin da fantetto tu sei carica a mo, eh? E me come tu mi trovi? Se ne sbaglia indirizzo a ca tua. Vendrento, venca, te lo alzi me il morale, venca! Va bene, lo faccio per riabilitare le poste. Alza, signorina, come fece a dare il primo bacio alla Megan. Ma sta zitto, ma cosa il voca se ne interessa a lei? No, ma lasci, sono curiosa. Siccome quella mattina fece colazione con i bollenti, no? Ho mangiato troppi bolletti, no? Bollenti a colazione, ma non sono pesanti. Ma che, sarà stati neanche mezzo chilo, no? Allora, se avessi deciso quella mattina lì di mangiare senza ricotta per stare un po' più leggero. Tu mi sei portato a fare creazione qui, se cortilo, no? Chi sarà stati i bolletti? Chi sarà stato a saltare la cavalina? Come cominciò a crollare la pancia e allora ma che ne era una scimmia? Sa, da quei tempi lì il giardino è stato risistemato. Beh, lo cerca, perché era già finita la ricreazione. Walter! Oh, Walter! Ha sentito una voce strozzata venire dietro dalla scimmia. Assumi e cogliete le violette! Le violette? Arriata lì! A svenne dal tanfo! E beh, e fece la respirazione bocca a bocca, aveva imparato dal mezzo infermiero! Oh, Walter, vieni a vedere, cammine! Vieni a vedere che ti faccio vedere una cosa! A salve della signorina! Smettila, tu sei sempre il solito, vai qui! Vieni, cosa hai scritto qui? Hai le nostre iniziali! V.C. E certo, se ti è servito da buttino! Mi qui hai scritto qualcos'altro!
Fa un po' vedere. No. Abbasso la topa. Abbiamo avuto malgioglio con Malunno. Allora tornate pure a trovarmi quando volete. Grazie, grazie. Arrivederci. Mire che lei ha te sgangero da. Fa pure il furbo. Tu puoi anche evitareci di dire che si sia andati il primo bacio perché era a cagare. Sta zitta. Oh, ma cosa succede? Cagli la polizia. Ha proprio ragione. La polizia, mire che lavori. Dio, mi hai già incentrato la gomma. Anzi, che noia. Ci hanno incappettato tanto. Buttalo via, buttalo nel bidone. Oh. Ma mire se c'è il modo di buttare la spazzatura. Ma dove tu va? Ma dove tu va? Ma cosa tu fa? Ma mira là! Ma mira da lì a buco buzzo! Ma cosa tu rube? Posto che al passasse il cambio e ti portasse via te la spazzatura! Mira che roba! Buona! Ma tu mi vieni a aiutare! No! A cagare! Mi aiutare! Ma dove tu va? Ma dove tu va? Ma dove tu va? Spazzatura! Altro che spazzatura! Mire qua, ti prende soldi questo coso qui! Ti prende soldi! Questo qui è il frutto di una rapina! Ma ecco perché ha buttato in tra la spazzatura allora! Perché? Gli è denaro sporco, gli è denaro! Ah, buttalo sì? Via, gli è denaro sì, sporco! Allora lo mette insieme alla lavatrice! Sì, brava! Così i sarestere, i sedani, gli arresti domiciliari e con la fortuna che abbiamo, i sedani anche lo sfratto, i sedani, appunto, no? Se si dà lo sfratto, si compra un appartamentino, ti ha capito? Sì, alle gurine. Ma sta zitto, e poi si stemmano il figliolo, la figliola, e questi poveri anni che si rimane da campare. Sì. Arrivi campando a signori. A signori, buttalo via, gli è denaro chi puzze. Te ne sente chi puzze. Niente, la vareta, buttalo via. Si puzze, allora lo metti nella matrice. Dove lo prendo? Aglio, se non ti scansi lo prendi proprio dietro la schiena. Ui, mannaccio, uriava la mannaccia. Ehi, ma da dove sei partito? Da Massa, ho preso il treno del 18:25. Aglio, da qui si va a Sarzana, ma tu lavori alla zona. Perché qui fermano solo i treni per pendolari. Ma tu sei un pendolare. Ma cosa dice? M'ha preso per un diverso. Io non pendo mica. Allora perché sei sceso, scusa? Perché devo cambiare.
Perché? Non ti piaceva il treno che hai preso a Massa? Ma no, perché il signore è tanto gentile. Mi ha detto che avrei trovato la coincidenza per Forte dei Marmi a Montignoso. Ma io, quel signor tanto gentile, ti ha detto una grande stronzata. Eppure, gli era un uomo così distinto. Gli era anche della Fiorentina. Che scende sui tetti e di gatti che sembran sirene, notte che a venire aspetti che i cuori sian disposti bene, colli nel buio pensieri ed accarezzi le ore in bianco, notte che aspetti i miei sogni. Arriva il giorno e mi ritrova stanco. Notte che scruti nel cielo, pulisci bene il tuo cannocchiale. Notte che metti il velo sulle cose che fanno male. Notte che tagli giorno come la lama di un coltello, notte che metti il tarlo. Vuole un tavolo? Un tavolo? Ma son così teso, che mi vuole un letto. Caspiterina, e intanto porto un drink con ghiaccio. Porte solo il ghiaccio perché a son tutto un bolloro. Prenote la camera in portineria e intanto a me ammirete fare qualche cosa. Toh, non è massiccio. Ciao Foffo, come ti va? Ciao, come tu vuoi Galvag? Stasera anzevato un chiodo. Ti manca il martello, eh? Sì, me ne vado. Ciao Foffo. Mi vendo! Waldo, sì? A te voleva dire, se ti capitasse per le mani un bel martello, chiamami pure. Stai tranquillo, Bob. Mi vendo la grinta che non hai. Ma. Buonasera, signore. Buonasera. Avete una camera? È il nostro albergo ha più di 100 camere. Ma di che me? E con tante camere riuscite, ne sarà una libera per me. Qualcosa c'è rimasto? Singola o matrimoniale? E siccome che sono un bacchettone, singola. Con bagno? E così vuoi che ha la schiocchetta e il letto? Con vista? Ma perché avete anche le camere per querci? Con vista panoramica. No. Tanto mi quando vaga a letto, adorme. Ho capito, ha cenato, vuole che le mandi qualche cosa in camera, oppure scende lei per un lunch, un brunch, un happy hour? Per l'amor di Dio, se deve scendere per tutte quelle cose lì. E dopo quando arriva a letto? E già che le 10 passate. E me domattina a me deve presentare alle poste del Forte dei Marmi alle 8 un punto fresco come una rosa. Ho capito, stanza 452, quarto piano. Aspetti, le mando il ragazzo che l'accompagna in camera. Come? Un ragazzo che mi accompagna in camera? No. Ah, me la trovi da me la camera. Come vuole, viaggia con bagaglio? Chi ne parla ne viaggio? Da Montignoso a Forte dei Marmi, a me la sono scarpinata tutta a pe. Mi scusi, ora essendo anch'io di Massa, so che vuol dire scapolo. Ah, allora dunque lui è di Massa e a Corea fa una tanto gaggiosa. Per l'etica professionale devo parlare in italiano e mantenere un tono freddo e distaccato. Dicevo, essendo scapolo, vuole forse una coperta? Qui... Chi ha freddo e l'ha dito mo, gli è lui. Quindi la coperta, chi se la pupe per sé? Io sono felicemente sposato. Quel tipo di coperta serve a lei. Ma così vuol dire che se uno è sposato gli è freddoloso? E poi se anda a gusto. Ma così mi vuol fare a covare le sferze? Forse non ha capito bene. Io intendo un tipo di coperta speciale. Ah, speciale? E allora chi me la mette in letto?
Ma casomai a letto ce la porterà lei. Vedrà che si troverà bene. Gliela mando di sopra. Gonfia! Hai neanche te l'armadio. Buonanotte, signore. Sì, speriamo. Grazie, una buonanotte. Ma sono tutto agitato per il lavoro di domani. Mi avrei una gabumilla. E che è voi? Il cameriere che mi porta la coperta. Che è? La gabumilla. Allora, appena pensata, vieni già qui. Buonasera, tu sei nel 452? Io sono Andrea. Appunto. E il mio fratello chiedi al portiero e t'ha visto un po' agitato e confuso e mi ha detto di portarti sulla cabumilla. E tu parli masseso. E dici che il tuo fratello mi ha detto che una volta gli è stata ammassa. Ah, è vero, anche se il mio fratello è figliolo di mia madre primo letto, mentre me sono figliola di mia madre secondo letto. Sicché domani tutte le volte che cambia il letto, ascio che è un figliolo. Amore della voglia di sapere, e tuo fratello è portiero, ma che è normale? Questo vorrebbe dire? Cosa vorrebbe dire? Ma siamo in piena agosto, se muore dal caldo e mi vuoi mandare su per forza la coperta. Ma tu me la devi dare te per caso. Me? Ma perché tu m'ha preso? Per la cameriera. Tu la vuoi fresca? E allora se tu permetti, ma sento un attimo. Ma... Ah, al manco, abbi la compiacenza di disdire quella che te vorrei dare quello zoto del mio fratello. Ma mi quante fave per una coperta? Ma chi me la deve dare a me la coperta? Boh, mistero. Sì? Pronto. Che numero che sono? Ah, sono Andrea, quello della coperta. Sì? No, non la voglio più. È lozzosa, è troppo lozzosa la vostra, non la voglio più, guarda. Va bene, d'accordo. Sì, sono Waldo. Guarda, c'è del lavoro per te. Non sarà un'avventura. Ma questo sei che a fare? A te la son a lavare e a rinfrescare. Ma fa tempo a asciugare. A di che me, a ti passi subito il phon. Che servizio. Alla lave. Mia come quella del portiero che le lozza la coperta. A di che melo qui gli arretrati chi di ave. Mo capito cosa l'è la coperta. Anche se a dire il vero, a Neremia te pura la vergine. Cosa vuole? Visto che la coperta ti piace, a son venuto. E te chi tu sei? A son il plaid. Il plaid? Ciao. Ciao. Stasera t'arveni a dormire qui? Cusci, oltre che a fare tante fermate, a timbran anche biglietti. Mi sa che stasera faccio il rapido. E allora, se tu fai il rapido, me a chiude la stazione. Asci. Ma avete bussato? Oh, t'ha bussato! T'ha bussato! No! Ho strisciato a cuore! Ma, insomma, avete bisogno di qualcosa? No, grazie! Noi abbiamo già imbiancato un ca'.
E che carabinieri in bianchino? A son camuffato, a face parte dei Ritz. Quelli dei Barma? No, quelli dei Saiva. Ah, sono qui perché mi... voglio fare un annuncio! Noi altri due vogliamo fare un annuncio. Domani, Melù, a festeggiare le nozze d'oro. E perché? Siete arrivati primi? Ma tu sei arrabbiata! Adesso, voglio fare una di nuncio. Oh, allora venite con me in ufficio al sabato. Comodo, qualcosa io. Marescià, ci sarebbero due persone a far entrare. Sta gente, fai entrare. Forza, vieni dell'entro. Un vieni dell'entro a fare luce. Buongiorno. Accomodatevi. Prego. Prego. Oh, sì. Ditemi tutto. Il vero signor capitano. La son solo maresciallo. Oddio, mi dispiace. Ma alle tanto chi c'è su? Oh, capito, lasciamo perdere. Vieni, lasciamo perdere. No, ma me, sono venuto qui perché devo dare il sacco. E lo vengo a votare qui. E andate. E se mi do la spazzatura, non dovevo votare. E già abbiamo visto che abbiamo trovato il buttino nel bidone, retto al bidone della spazzatura. E il buttino, dove lo volevate buttare se non in c'è la spazzatura? Nel tinello? Ma adesso, Carlo, lui gliela va. Mi sa già che abbiamo visto il buttino retto al mobile del tinello. E te non te lo volete dire? Ah, che c'è il mobile. Io lo potevo estremare in il giardino. Cucci mai i fiori. A nemmeno maresciallo. Ma cosa hai capito? Al tende il buttino della rapina. Addirittura il buttino della rapina. E quando l'avete trovato? E quando l'abbiamo trovato? Ieri. Quando è bella memoria ieri, siamo sortiti dall'asilo e non vi state a preoccupare, pensiamo a tutto noi altri, a passare noi altri da casa vostra. Ma ve lo devo portare? Facciamo porta a porta. Via, arrivederci. Accomodatevi. Sa, modo d'altro, dobbiamo andare a pigliare le pasticche, sì. Maresciallo. Sì, ho capito. Dobbiamo pigliare le pasticche. Per la circolazione. Ho capito, arrivederci. 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 Ma tu mi saluta in te. Arrivederci, compagni signori. Oh, sono Madrid, a me, sono prendendo casco sto via qui. Signora, prema il pulsante. Ma dai, vuoi scherzare? Adesso mi ha fatto il telequiz. Oh signora, calcate quel bottone davanti. Ah, il automatico quale? Questo qui davanti. Grazie, se ne fosse stato per lui, era il capodento lì. Allora, borsa piena dei soldi, pensa mia dove c'è l'ufficio del direttore. E là. Ah, la cappa di palanca. Ma lasci qui. Ma andate a cagare. Oddio, signora, poteva prendere l'ascensore. Oh, signorina. Alla luta sabbia delle porte che a si aprene e a si giudene. Oddio che fatica. Ma egli è... pensavo che era un altro scalino. Egli è direttore. Non so se il direttore è libero. Ma a sono venuta in banca o a sono alla cassa punta? No, qui siamo in banca.
ma il direttore è anche il dottore. Ah, ho capito, i curi di assegni. Venga, mi segua. Avanti. Permesso, signor direttore. Si accomodi, venga, signora Bonanni, cosa c'è? C'è una signora che la desidera. Ah, sì, lo so, ma non ci ho avvisato, la faccio passare. Venga, signora. Prego, prego, si accomodi. Sono il direttore Federico Schiccheri, si accomodi. Piacere, Carla Francini. Si accomodi, si accomodi. Sì. E in cosa potrei esserle utile? Era venuta in banca per mettere due balanchi, mia, capo, vedi. Ah, ho capito, ho capito. Lei vuole aprire un conto corrente. Per l'amor di Dio, hai solo l'ogosita, mi fa paura. Ah. Mondo. E il gas e la corrente. Chi mi faccia andare intorno per viaggero? Signor, allora vorrei dire al vo' versare del liquido. Ma righe me, ma le balanche a si mettere in seletaniche. No, no, gatta. Lei al vo' mettere delle balanche in banca. A righe me? Oh. Bravo, voglio mettere delle balanche in banca. Venga, a lei in contanti? No, no, allo quinto il borsone. A lei qui c'è il borsone. E quel borsone lì? Sì. E lei al Vangelo per massa con le balanche dentro a quel borsone lì? Sì, ma io voglio mi andare a fare una passeggiata. Ma l'ho portata in banca apposta. Mi faccio capire, come mai ha tutte quelle balanche lì? Perché, insomma, allora intagliate vinci, via. Ah, ecco, e quindi, insomma, le palanche l'avrebbe già pigliate in banca. Certo, però mi muove la porta perché qui c'è solo più sicura. Mi stava a sentire, ma dopo, quando a me serve una l'ardate... Ma sicuro, signora, lei al fa un assegno mio proprio, però primo, deve fare la girata. Oh, ma per questa po'... Ma a lei assagava che... Deve andare tanto lontano o è a sta cava che vi ha monto le pasta? No, 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 signora, non deve andare da nessuna, da nessuna parte. Allora casa 7 lì, dunque. Ah, dunque. Dunque, mi segua. Oh, signora, onda va? Io me la detto lui di seguirla. Me la voleva dire, mi segua nei miei ragionamenti. Casserà, casserà. Porca, ora se va lontano quei ragionamenti di lui qui. Ma per fare i mappoli. Hai piace giocare in borsa? A me mi piace più giocare alla tomba. Però se era giocare alla borsa, giocare anche alla borsa. Però bisogna stare attenti perché al vedere la borsa oggi al bassù, sì. Domani al va giù. Sì. Perché è un sistema fluttuante per le palanche. Oggi su, il di dopo giù, e poi va su, e poi va giù, ha capito? Ma insomma, ma rimane qua, mai fu andato questa borsa qui? Boga, mi dica quanto al vuoi versare, così facciamo l'operazione. Giusto, lui è il dottore. Me è un po' che so vederne al disco, che sta a sentire le mie opere lui. Via, quando me deve ricoverare? Oh signora, per piacere, ma mi piglia per il culo? Me no. Cica, mi dica quanto al vuoi versare, quante balanche al vuoi versare in banca? E di qui c'è il borsone, ti riconte lui. Aspetta un momento, Hai qualcosa nel bar? No. Andiamo un impiegato, almeno mi faccio portare sui moduli per fare il versamento. Ah, per il versamento. Ma come ti ha fatto il direttore a capire che gli è denaro sporco? Ti ha mirato il numero di matrice delle banconote. E così gli ha capito che l'erne sporche perché l'aveva fatto il sugo alla matriciana. Ah, e allora se glielo decidisce di per fare stare? Chi mira che me assomendo gente? Allora la verità. Eh sì, allora la verità come quella che il suo marito gli aveva l'Alzheimer. Signora Nata? Sì. Comunque, lei metterò una parola buona. Non manco in galera li finirà. Grazie, maresciallo. Prego. Stamani, professoressa, le do dei bei panini ai 5 cereali.
Te ringrazio per ora, ma saranno troppi, perché tre cereali alle magne, ma dopo mi diventeranno posati. E invece per la nostra Pasquina un bello sfilatino al sesamo. E sci cara, così con le marito affacciano Alibaba e 40 ladroni. Oh Jesus! Amore, ma che mi ha pigliato il bimbino all'asilo, eh? Va bene. A proposito, l'hai ritirato il blocchetto dei buoni pasto? Certo, ah, mi son fatto fare anche il supplemento per la drippa. A proposito, cara, mette da parte un filo che gli è posato. Ma come? Per noi l'hai preso fresco stamattina e è già posato? Sì. L'ho posato al bar e gli è rimasto lì. Comunque, ciao, cara. Andrea, neopatentato e a Seveve, dopo quella famosa nottata all'hotel a Forte dei Marmi, egli è maturato specialmente con le donne. Gli ha sposato Fedora dopo che lei ha ottenuto il divorzio. Gli ha buttato via quindi la malinconica solitudine e mo' laure alle poste a massa come Pustin. Buongiorno, è venuto a prendere Michele? È il babbo lei? No, Mea sarebbe il marito della mamma. E Michele era qui un attimo fa. Oh, ho capito dov'è. Ecco la detenuta. Mamma! Finalmente tu sei libera. Mi raccomando, 10 minuti, un quarto d'ora. Io vado a fare il giro. Bene. Auguri, arrivederci. Buona pace. Oddio me. A credere non è vederti più, a credere! E te non mi saluti neanche? Tu mi hai lasciato solo 6 mesi! E me, se ti risente, con chi la grida? Ma, e ti ha pulsuto in galera, non colpa me! Ti ha detto che te, tu ne sei capace di intendere dei volere! E non ti ha dato neanche la pensione! Sì, però intanto nel frattempo stavano a Vala è arrivato questo! Ecco, grazie, l'avevi detto, così potrei gli arresti domiciliari e lo sfratto. Mo, dello sfratto ne parliamo a ca, eh? Intanto abbiamo ottenuto gli arresti domiciliari. Poi impugneremo la sentenza e faremo i corsi in appello e in Cassazione e anche al TAR. Ecco, meno male, andiamo al bar che una volta di fare un cappuccino, Walter, niente. Oh lollo, quando tu parli così tu mi pare proprio un avvocato. Ma sciocchina, lo sono. E adesso cosa ne dici, Colombina? Invitiamo tutti al ristorante e andiamo a festeggiare. Vi dico che ti adoro, cuculo mio. Vado a prendere la macchina. Sì. Fa presto, Lollo. Con permesso. Oh, Bianca, io l'ha misa a 200 metri la macchina. E te parli fuori? Questa volta qui ho trovato proprio quello giusto. Dimmi una cosa, Bianca. Ma perché tu lo chiami cuculo mio? È perché è tutto gelo. Ciao! Walter e Carle stanno a Firenze. Filippo, scrittore ormai affermato, gli paga l'affitto in un appartamentino a San Frediano, che ha la Donatella, la moglie di Filippo, e presto Walter e Carle saranno nonni. Certo, Walter, vorrebbe una bella rotonda in questa piazzetta qui, tu ne credi? No, il sindaco gli ha detto che dopo a far troppe rotonde i conti ne quadrano. Ah, ho capito, ma bene il fanto. Mamma, babbo! Fate dare un bacino, oddio, come ti sei bello! Dai, vi andiamo che siamo già in ritardo, c'è Donatella che ci aspetta! Oh, la Donatella! Andiamo, su! No, la Donatella! Ma, allora mi ho fatto le lasagne al forno, l'altra volta un bruciore di stomaco! Non ha fatto che sloffare! Ti ne manchi un già, mi manca! Ma, Colombina, ma dove stai andando? Oh Lollo, a te l'ho già detto! A vaghe da Lello! Ma come? Ma perché? E può succedere! Ma come? Lallo! Lollo! Lillo! Lello! Porca vacca per una vocale! No, no, io non bevo niente, né di cuore! Annibale! Ho posta per me!
Sì, professoressa. Fatta andare dalla mia moglie. Già, la mia moglie. All'Equila che ho fatto finta di dare la lettera. Abbiamo fatto tutto quell'ambaradan perché siamo un po' arrugginiti. E per far l'amore gli abbiamo sempre bisogno di stimoli. Sempre in tan certe sceneggiate. Quella del bustin, al fu la prima. Cara, questo dice oggi a se facciamo quella del pompiero. Oh Annibale, ma se l'abbiamo fatta il mese passato, erio i bo'. Ma dove eravate finiti? Ho aspettato mezz'ora a Piazza Duomo. Di la tua parte, ti ha chiesto per Piazza delle Signorine e siamo finiti alle cascine. E infatti, quante signorine ieri da... Babbo, quelli erano travestiti. Costo vuoi che con questo freddo le stanche le nude? Il mio marito gli vuole fare la sceneggiata del paracadutista. Gli ha sbriciato il lampadario. E al può succedere? Al può succedere. Esci. Al può succedere.